tumore alla prostata è la neoplasia più frequente nel sesso maschile. È una neoplasia che si sviluppa nell'arco dell'età del malato, tant'è che prostate che hanno più di 80 anni hanno all'interno dei focolai di adenocarcinoma. Non tutti i carcinomi prostatici devono per forza essere trattati. Vanno fatte delle distinzioni in base alle fasce di età e in base alle caratteristiche stesse della neoplasia che vengono documentate con quello che è l'esame istologico della biopsia prostatica. Nell'unità operativa di urologia dell'ospedale di Belluno, nel momento in cui arriva un paziente che ha un sospetto di neoplasia prostatica, viene avviato a quello che è il percorso diagnostico terapeutico secondo quelle che sono le linee guida della regione. Vale a dire che verrà sottoposto in prima istanza a un esame non invasivo, che è la risonanza magnetica prostatica multiparametrica, che va a identificare eventuali particolari aree sospette. Dopodiché, in base appunto al numero di aree, in base alle caratteristiche di queste aree, verrà sottoposto a quella che è una vera e propria biopsia prostatica ecoguidata, che viene fatta in maniera ambulatoriale. Una volta valutato l'esame istologico e quindi eventualmente documentato quello che può essere un carcinoma della prostata, in base alle caratteristiche dell'esame istologico, in base alle caratteristiche del malato stesso e quindi in base a quella che è una stadiazione completa della malattia, il paziente verrà avviato a quello che può essere un percorso di sorveglianza attiva da un lato, quindi sapere che c'è la malattia ma tenerla sotto controllo, oppure se la malattia invece prevede un trattamento, verrà avviato a quello che può essere un trattamento curativo. Qui a Belluno abbiamo la possibilità di avere almeno due strade per il trattamento curativo della neoplasia della prostata. Da un lato la radioterapia, dall'altro quello di cui si occupa la mia unità operativa e quindi l'intervento chirurgico. Mediamente arrivano alla nostra attenzione circa un centinaio di pazienti all'anno col sospetto di neoplasia prostatica. Di questi 100, più o meno 35% ricevono una diagnosi effettiva di neoplasia prostatica e 20-22 pazienti andranno incontro alla prostatectomia radicale laparoscopica in questo momento. È una fascia di età abbastanza ampia, si parla di pazienti da un minimo di 50 anni e si arriva a far diagnosi anche a pazienti di 80 anni. Logicamente, in base alla fascia di età, si sceglierà poi il trattamento. Oltre a dedicarci a trattamenti per neoplasie, nella mia unità operativa ho intenzione di riportare in auge anche quella che è un trattamento di una patologia benigna, ma che affligge una quota importante della popolazione. E sto parlando dell'incontinenza, incontinenza sia femminile e maschile nei pazienti che hanno subito un intervento chirurgico. Questo tipo di chirurgia, che prevede una brevissima permanenza in ospedale, ho intenzione di portarla nelle sedi ospedaliere periferiche, in modo da venire incontro sempre di più a quelle che sono le esigenze del territorio e quindi portare le cure vicino ai malati e non viceversa. Ribadisco infatti il concetto che nella nostra unità operativa abbiamo una estrema attenzione a quella che è l'umanizzazione delle cure. Noi pensiamo sempre che prima di tutto c'è la persona, c'è il malato con il quale e insieme al quale dobbiamo fare i conti con la malattia che ha. Il nostro lavoro è un lavoro molto impegnativo, ci porta via tante energie fisiche ma anche emotive, proprio perché ci mettiamo sempre dalla parte del malato, andiamo a cercare di capire quali sono le sue esigenze come persona prima che come malato e nello stesso tempo cerchiamo di avere una visione più completa non solo del malato ma anche di quello che è il suo network, la famiglia, la socialità e quindi riportarlo più velocemente a quello che è una vita quotidiana normale.